Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay Ita ancora una volta. Oggi siamo su Dead Cells The Bad Seed, un DLC appena uscito per appunto Dead Cells. Lo proveremo in breve, in realtà proveremo il gioco iniziandolo da capo dopo alcuni tentativi che ho fatto. Il gioco, il DLC, meglio, The Bad Seed, costa 4,99, aggiunge una marea di oggetti e dei biomi, biomi che andiamo a vedere qui, che sono l'arboreto in rovina, la palude dell'esiliato, il nido, come ho già detto, una serie di altri oggetti. Perché il contenuto è a pagamento? E questo è un bel ragionamento perché è da più di un anno che gli sviluppatori distribuiscono aggiornamenti anche abbastanza grossi perché hanno rilasciato un DLC gratuito immenso e quindi è giusto che guadagnino qualcosina ancora anche loro. Quindi ora andiamo a provarlo, andiamo a provare all'inizio e vediamo un attimino per chi di voi è più esperto, magari noterà le differenze che io non noterò. Lo iniziamo a giocare e vi darò le mie nuove valutazioni su questo gioco. Ed eccoci qua nel gioco, lo andiamo a cominciare. Devo ammettere che questo è uno dei pochissimi giochi che io trovo indispensabile giocare col pad. Per quanto io odi il pad, questo gioco veramente si presta troppo bene per non essere giocato con mouse e tastiera perché veramente è improponibile. Ho già fatto alcune partite. Ovviamente devo capire molto ancora del gioco perché qua ci sono tutti gli oggetti che abbiamo scoperto nel corso della nostra avventura. Qua abbiamo modo di vedere tutto quello che abbiamo fatto. E niente, devo ancora capire anche che cos'è questa porta che si apre. Addirittura in alcuni livelli si arrivano, in alcune mappe si arriva a prendere delle porte, a trovare delle porte che magari sono state chiuse pochi minuti prima. Quindi c'è anche la componente veloce, da far veloce insieme ad altra gente. Devo dire che me la sto cavando anche discretamente e per quanto io non sia un fan dei Souls-like, questo gioco è tecnicamente meraviglioso. Perché veramente dà una grande soddisfazione nella distruttibilità degli ambienti, nei nemici, nei combattimenti. È tutto molto, molto fluido, veloce. Ci sono tante cose da scoprire in ogni mappa. E appunto per sbloccare questo DLC è necessario. Poi ci sono queste porte che non si aprono praticamente mai, devo ancora capire. È pieno di segreti, un po' come i Souls. No, allora, per arrivare al DLC, il DLC non è in realtà una cosa a sé da affrontare, ma dà delle alternative agli sbocchi della trama base. Cioè, quando noi esploriamo il mondo e adesso devo capire come arrivare dall'altra parte, si guarderà anche la mappa. Noi all'interno di questa mappa troveremo dei vari punti da cui accedere ad altre zone. Il DLC non fa altro che, oltre ad aggiungere, come già detto, altri oggetti, nuovi oggetti, ci darà modo anche di accedere a nuove zone. E le zone sono quelle che vi ho detto prima, nella parte dell'arboreto, la palude, insomma, e nuove cose. Mannaggia, qua l'inizio è sempre praticamente uguale. Poi ci sono, ad esempio, delle melme che si vedono sul pavimento, che praticamente all'inizio potremmo solo fargli il solletico, ma nel vero senso della parola, che comparirà RB con premendo il tasto verrà fatto il solletico a quel mostro. E qua io onestamente non saprei dove andare, perché ogni tanto mi capitano delle situazioni del genere dove devo capire come cacchio fare. Arrivare di là. Non posso aprirla da qui, ho capito, ma non c'è neanche modo di andare su. Boh, troveremo una soluzione breve, spero. I teletrasporti, come avremmo già visto, avete già visto, ci permettono di saltare da un punto all'altro della mappa, ma al momento ne abbiamo solo uno. E non c'è assolutamente modo di andare oltre. Cioè, vabbè, il portone qui che non ci fa accedere. Niente. Io voglio distruggere le porte che sono fastidiosissime.
Niente, qua abbiamo già visto. No, non si può accedere da qui. E anche qua non c'è assolutamente nessuno sbocco. Non lo so. Non so, onestamente mi capita di trovarmi bloccato in punti come questo e non so come andare avanti, perché alcune volte sembra proprio che non... L'unica cosa, ecco, diciamo che devo dare... non mi piace tanto in questo gioco è in alcuni casi sembrano dei salti impossibili, ma poi miracolosamente riescono. E... vedete qua, ad esempio, io non ho modo di andare da nessuna parte, non so come accedere a questa zona... Anche lì sopra è impossibile raggiungerlo. Dovremmo trovare un modo di andare qua in fondo. Forse sparare lì. Ma non c'è modo di. Di andare oltre a premere quel pulsante. Quindi non ho proprio la minima idea di. Ah, ecco come si fa. Ok. Ok, questo ammetto di non averlo usato molte volte, ma siamo riusciti ad aprire la porta. Ok. E vediamo se siamo fortunati, perché per accedere al DLC, ho già controllato, e praticamente bisogna arrivare in una zona in cui sono già arrivato, che è una sorta di fogna, dove un tizio ci chiede di recuperare una runa. Recuperando quella runa accederemo alla nuova zona. Ovviamente adesso abbiamo un oggetto viola che è l'arco, quindi io prendo il potenziamento all'arco. Posso lanciare le bombe e poi li saniamo così. Ok, questo è stato veramente un fail, perché la capriola l'ho fatta ogni tanto, non ne ho mai abusato e onestamente non mi è venuto in mente come fare. Abbiamo, come nei Souls, la fiaschetta. Ovviamente io poi sono consapevole che vi ho già portato dei video su questo gioco, ma ovviamente volevo pubblicizzarvi l'uscita del DLC. Anche il ragionamento che hanno fatto gli sviluppatori del portare un contenuto a pagamento dopo tanti aggiornamenti fila assolutamente. E questo è un gran gioco. Come vi ho detto, vabbè, col kebab ripristiniamo un po' di salute. Io non sono un fan dei Souls, ma questo gioco veramente mi piace tanto. L'ho ricominciato a giocare giusto per il DLC, perché mi piaceva l'idea del... Vediamo un po'. DPS. Beh, queste mi piacciono. Addirittura a un certo punto ho trovato una torretta, e quello che mi ha fatto veramente impazzire è il fatto che ogni partita, ogni oggetto, e ne hanno aggiunti una marea, cambia radicalmente il gameplay, perché potevo lanciare una torretta che mi tagliava tutti i nemici nell'area. E eccola qui. Trancia legamenti, l'ho trovata, fantastico. Vedete, la lancio. Ho avuto la fortuna di trovarla adesso, vedete, sopra mi ha risolto il problema. Poi si rigenera, dopo 8 secondi la possiamo usare nuovamente. Prendiamo una pergamena del potere, andiamo a potenziare nuovamente il punto viola. Poi nel secondo mondo, diciamo, nel secondo livello, i nemici diventano più forti e quindi avranno dei campi di forza. Adesso vediamo, intanto qua si sta tornando indietro, invece abbiamo sbloccato un teletrasporto, quindi continuiamo a scendere. Qua troviamo il venditore che ci dà delle cose, bello, arco a cocche multiple, io direi di comprarlo, lo prendo al posto dell'arco e vedete adesso che ho un arco che lancia tre frecce, che è molto molto utile, e viola anche lui, quindi posso beneficiare dei bonus che ho preso poco fa. Un altro teleport, vediamo, pian piano stiamo andando, ok, sentiero dei condannati, non credo sia l'unica possibilità, perché vedete che di là c'è qualcos'altro, quindi io proverei a, prima di andare nel sentiero dei condannati, proverei a prendere un teleport e andare in quella zona dove sembra esserci dell'altro. Poi non è detto che riusciamo ad accedervi, perché magari è richiesto qualche cosa in particolare. No, vedete che qua riesco, e usando l'abilità che ho preso nella partita, due partite fa, riesco a rendere quelle melme una sorta di liana. Interessante, forse siamo fortunati, perché qua... Ah, scusate, ma... Questo dovrebbe essere legato a... Dovrebbe essere legato al DLC, credo. Cioè, io sto storfinando sto affare, ma non credo che mi importi a nulla. Forse qualcuno di voi poi potrà aiutarmi, però...
Adesso mi levo un po' il pensiero quando sono tanti. Faccio così. Ed è figo anche l'esplorazione, vedete, è tutto molto, molto scorrevole, molto dinamico come combattimento. E me la sto anche cavando discretamente bene. Allora, e qua si va su. Andiamo a vedere cosa c'è su. Pare che il prigioniero sia riuscito a uscire. Ok. Scritta. Tutto completamente in italiano, ovviamente, perché il gioco quando è uscito non lo era. Porta scassinata. Cioè, praticamente il prigioniero è scappato. È andato non so dove. Vedete, fogne tossiche. Questa è la nuova zona. Quando non è una nuova zona, scusate, è una zona giusta, diciamo, per andare verso quei biomi che il DLC aggiunge. Poi io mi faccio male. Mamma mia, rimango stordito. Vedete, questa porta qui è stata chiusa. Ho sbagliato. È stata chiusa 4 minuti e 16. Dovevo arrivarci prima e aprirla. Ok, questo tizio qui non mi lascerà andare fino a che tutte le anime, diciamo, le cellule rimaste, saranno state spese. Quindi ovviamente possiamo andare a continuare a far salire alcune cose. Io ho sbloccato la possibilità di portare più di 3.000 monete, ora sto concorrendo per quella da 6.000, ma ho speso le cellule per aumentare l'ampolla della salute. Una volta che abbiamo speso tutto, passiamo in questa seconda zona dove possiamo aggiungere una mutazione, posso aggiungere 160 DPS per 8 secondi in più, quindi facciamo più danno al secondo dopo aver ucciso il primo nemico, quindi se siamo in mischia potrebbe essere utile. Una volta fatta la mutazione, una volta spese, diciamo, tra virgolette, le cellule, le anime, si va avanti e si accede alla zona delle fogne. La zona delle fogne è la zona in cui potremo trovare il tizio che ci serve per accedere al contenuto del DLC, uno dei biomi del DLC. Poi dovrebbe essere disponibile anche per Switch questo gioco, ed è un'autentica perla da giocare anche in mobilità. Scusate, ma io... cos'è quel coso? È nuovo anche per me, perché poi ogni tanto qualche nemico nuovo me lo trovo davanti. Eccolo lì. E una volta che schiattiamo in questo modo così osceno, si riparte da capo, ottenendo ovviamente quei progressi che abbiamo fatto riguardo a sbloccare i vari perks. E niente, ragazzi, questo è il DLC The Bad Seed di Dead Cells, un gioco veramente che io reputo tra i migliori indie che io abbia mai provato, che abbia mai portato sul canale. Non è un gioco, non mi sento neanche di dire che è per tutti, perché io non sono un fan di questo tipo di giochi, ma si fa veramente giocare bene, è veramente fatto bene, siamo sul capolavoro 100%. Ragazzi, fatemi sapere se magari avete già acquistato il DLC, se avete speso sicuramente più ore di me, mi saprete dire quello che ha da offrire in più oltre a quello che ho già detto. Ragazzi, lasciatemi un commento qua sotto come al solito e alla prossima, e ciao ciao!